sta per andare in onda, Pianeta Oggi e 20 nel mondo, su Radio Science. Gentili ascoltatori, buonasera da Pianeta Oggi TV, dalla redazione di pianetaoggitv.net da Venezia, All News. Stiamo per collegarci con Radio Science per la trasmissione Pianeta Oggi e 20 nel mondo. Prima uno sguardo alle notizie. Innanzitutto una comunicazione di servizio: è stata ripristinata l'emittente televisiva terrestre, la Telemare Gorizia TV, sul MUPS canale 60 UHF. Adesso tutti i nostri telespettatori potranno seguire la programmazione da Venezia fino a Trieste, e anche includendo la zona, tutta la zona della vicina regione dell'Istria. In questo momento va in onda il telegiornale di Radio Science TV, che come sapete l'emittente di Treviso collabora anche sul digitale terrestre con l'emittente appunto di Gorizia. Un saluto al suo editore Maria Ferletici, che in questi giorni ha avuto non poco da fare con questo oscuramento che c'è stato. Come sapete, cari telespettatori, le emittenti regionali, locali, le emittenti libere, dove ci lavorano persone, dove ci sono anche molti giornalisti indipendenti, cosiddetti freelance, ecco, stanno passando un periodo non bello. Ecco, sembra che in questo paese, a differenza degli altri, l'emittenza locale dia fastidio e debba essere soffocata, o in un modo o nell'altro. Ecco, questa cosa deve finire. Seguiremo naturalmente un po' questa situazione assurda, anche in collaborazione con l'AREA. Detto questo, veniamo alle notizie. In primo piano il maltempo: un'auto con due persone a bordo è stata travolta da un torrente in piena a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Uno dei due occupanti risulta disperso, l'altro è riuscito a uscire dalla vettura. Moglie e marito stavano percorrendo una strada vicino a un ponte quando l'auto è stata inghiottita dall'acqua. In quel momento c'era in corso un fortissimo temporale. E allora veniamo adesso alla nostra testata giornalistica. Vediamo cosa abbiamo in un page. Non poteva che essere in questi giorni in primo piano Greta Thunberg a Roma in 25.000 presenti. Siamo a un bivio per l'umanità. Qui c'è un articolo molto interessante estrapolato dalla testata Antimafia 2000. Poi, se andate poi dentro al sito di Antimafia 2000, potete vedere anche i video, i filmati relativi. Poi ancora un comunicato stampa di Andrea Zanoni, ex europarlamentare, ora consigliere regionale del Veneto, dove auguro buon lavoro a Greta, dicendogli vai avanti così. Poi ancora un altro articolo, o meglio comunicato stampa, sempre di Andrea Zanoni: e solidarietà totale a Greta per il vergognoso titolo di Libero, il suo attivismo per salvare il pianeta è un meraviglioso esempio per tutti. Come sapete, c'è chi ha avuto il coraggio anche di attaccare una persona che parla, una ragazzina che parla di tutela dell'ambiente, o meglio tutela della nostra casa, perché se noi distruggiamo il pianeta è come se distruggessimo casa nostra. Questa umanità cioè, vedendo poi questi attacchi, che si arriva a così tanto, e questi che hanno attaccato Greta sono in particolar modo due giornalisti che adesso non vi faccio il nome, ve li andate a vedere eventualmente chi sono. Ecco, se siamo arrivati a un punto di questo tipo, vuol dire che proprio questa società veramente ha fallito con tutti. E a dimostrazione di quello che sto dicendo,
ci sono tanti tasselli che fanno capire questo. Ve ne dico uno, sempre grazie all'ambientalista Andrea Zanoni, perché ricordate che Andrea Zanoni prima di tutto era un ambientalista, poi è entrato in politica per cercare, insomma, di poter fare di più, per ottenere più risultati di fronte a uno scenario veramente drammatico. E qui lui sta denunciando infatti la strage di uccelli selvatici sulle barriere trasparenti della pedemontana, gravissimi ritardi e omissioni da parte della giunta regionale. È una vergogna. Qui entrate nel sito, nella nostra testata veneziana, e trovate appunto alcune immagini raccapriccianti. Vediamo di entrare un attimo brevemente, poi diamo la linea subito a Treviso. Dunque, continua, dice Zanoni, la strage di uccelli selvatici lungo le barriere trasparenti della pedemontana. Ci si chiede quanto dovremmo aspettare per vedere installati dei semplici adesivi utili a impedire questo massacro? A chiederlo è il consigliere del Partito Democratico Andrea Zanoni, vicepresidente della Commissione Ambiente, che si era già attivato quasi un anno fa, con un'interrogazione presentata a maggio 2018, a cui la Giunta ha risposto soltanto il 20 marzo scorso. Un'interrogazione, ricorda, che fa seguito a una doppia segnalazione della LIPU il 27 maggio 2016 e il 22 marzo 2016, 2018. Nel frattempo non è successo niente e gli uccelli continuano a morire. In questi giorni ho ricevuto, dice Zanoni, nuove foto da più persone, tra cui il responsabile LIPU di Vicenza, visibili anche su Facebook, altre pubblicate da un veterinario della zona, relative a impatti avvenuti in zona Brenta e all'uscita per la località 9. Su alcuni di questi episodi stanno indagando i carabinieri forestali della provincia di Vicenza. Vediamo cosa possiamo dirvi ancora per la nostra testata. Allora, in home page ci sono poi gli altri filmati, anche in collaborazione con Pandora TV, che avevo già accennato la volta scorsa, e ricordiamo due, il punto di Giulietto Chiesa, perché ce l'hanno tanto con Assange. Poi ancora da Telidea, l'emittente toscana, l'emittente regionale che ripete anche il nostro settimanale Pinetologi Reporter, ci propone uno speciale dal titolo Nevralgia del Trigemino. Prossimamente abbiamo, quindi penso anche fra poche ore, la possibilità di poter vedere nuove edizioni di Pinetologi Reporter, una relativa un po' quella che è la storia della Repubblica Veneziana, la Serenissima, come era costituita, com'era la vita in quel periodo, grazie a un famoso storico che appunto ve lo presenteremo. Poi ancora abbiamo, rimanendo sempre in zona, dalla laguna di Venezia, il presidente dell'associazione Sassola, che poi un po' rappresentano tutta quella situazione della gronda lagunare, lui si chiama il dottor Pino Sartori, e ci spiega questa loro iniziativa nella pulire un'isola che è al largo della località Campalto. Praticamente siamo vicini all'aeroporto Marco Polo di Venezia, giusto per dare un po' l'idea per chi ci segue da fuori zona, da fuori ambito, diciamo così, locale veneziano. Poi, soldi, inganni, truffe. Abbiamo da presentare un'intervista esclusiva ad un noto personaggio di Domenica Inn, e lui è il dottor Elio De Grandi, in arte Mago Alexander. E quindi ascolterete quello che avrà da dire. Poi ancora ci sarà un Pinetologi Reporter dedicato ad un artista che abbiamo scoperto da poco. Lui si chiama Tiziano Cossettini, il sottoscritto lo ha intervistato in occasione di una conferenza, cioè, scusate, di un momento teatrale vicino Gemona, in beneficenza alla nota associazione
Giappone, che noi stimiamo molto, Funima International, è una ONLUS che aiuta i bambini di strada, in modo proprio particolare i bambini del Latino America. Quindi Tiziano Cossettini, lo potete quindi poi vedere per coloro che c'erano lì dal Friuli Venezia Giulia, in quelle zone lì, tramite anche le due emittenti, Telemare Gorizia TV e Video Telecarnia. Un ringraziamento da parte di Pineta Oggi TV per l'aiuto giornalistico a Francesca Corradazzi. Bene, detto questo, 19.14, linea da Venezia che va a Treviso per la conduzione di Pineta Oggi e Menti nel Mondo. Saluto l'editore Rosario Moreno, editore di Radio Saiuz TV. Un bellissimo sabato, venerdì notte si può dire, abbiamo passato in diretta a Radio Diffusione Europea, molte cose sono emerse, vero Rosario, mi senti? Sì, buonasera a tutti quanti, buonasera. Così ti faccio parlare un attimino, ecco, una serata molto interessante, un contenitore in diretta che potrà appunto poi ospitare un po' tutto quello che è tutti quelli che sono le persone che abbiamo anche noi qui nelle nostre trasmissioni per parlare di tutela della vita, tutela dell'ambiente, tutela del pianeta, quindi contro le guerre, legalità, antimafia e quindi benissimo. Un plauso quindi anche a Radio Diffusione Europea, l'emittente in AM, lo ricordo, sulla frequenza 1584 per tutto l'alto, ricevibile in tutto l'alto Adriatico lungo la costa fino a San Marino. Ora in questi giorni ci sono dei piccoli problemi tecnici perché stanno potenziando il ripetitore, ma penso che tra una settimana tutto sarà ripristinato, quindi anche San Marino si potrà ascoltare. Benissimo, allora tutto quindi per il momento da Venezia, linea Treviso per Pineta Oggi Menti nel Mondo, la parola la diamo ad Alviano Appi, prego. Grazie Massimo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera ci diamo un po' una spruzzata di primavera, sebbene il tempo non sia, diciamo, di quell'ordine, ci diamo una spruzzata di primavera con l'età, con i nostri ospiti, ospiti giovani, molto giovani. Abbiamo in linea Sonia Bongiovanni e Davide Bonfigli, che intanto ringrazio per la loro disponibilità. Grazie mille a voi, grazie, felice di... Sonia, Davide. Grazie. Ciao Davide. Ecco, Sonia e Davide, due rappresentanti del gruppo artistico internazionale Our Voice, devo dire internazionale perché ormai siete una realtà viva e vibrante non solo in Italia ma anche all'estero, in particolare in Sud America. E tra l'altro, Sonia, tu sei anche la fondatrice del gruppo. Allora partiamo da qua, un po' come è nato questo gruppo, che cosa ti ha spinto a formarlo e quali sono le vostre finalità, qual è il vostro messaggio. Bene, intanto vi ringrazio Alviano per darci ancora questo spazio nel vostro programma. E niente, il gruppo Our Voice è nato da una mia idea e da un'idea di altri ragazzi, a quell'epoca bambini, che nel 2014 hanno avuto anche loro la voglia di fare qualcosa a favore della vita, fare qualcosa per la società, per una società più giusta. E con questa idea è nato un primo spettacolo intitolato L'arte uccide la mafia, dove parliamo di molte vittime della mafia e ricordiamo i loro insegnamenti, la loro lotta molto importante che hanno portato avanti nel nostro paese e in generale nel mondo. Con questa prima idea siamo andati in giro per molte scuole di tutta Italia e anche molti luoghi, abbiamo avuto l'onore di presentarci dal 2014 fino a oggi, ogni anno in Via D'Amelio il 19 luglio per la ricorrenza a Paolo Borsellino e agli agenti della sua scorta, lo stesso per il 23 maggio e la ricorrenza a Giovanni Falcone. E diciamo che è iniziata come una lotta principalmente contro la mafia, perché noi come giovani cittadini volevamo esprimere la nostra opinione, esprimere la nostra idea e volevamo
dimostrare che noi ci siamo, che noi ci crediamo ad un cambiamento e che crediamo che la nostra espressione, principalmente artistica, perché noi facciamo arte e creiamo spettacoli teatrali, è molto importante. Da quell'anno fino ad oggi abbiamo avuto la fortuna, perché si sono uniti a noi altri ragazzi anche del Sud America, appunto dell'Argentina, dell'Uruguay, del Paraguay e di altre parti del mondo, e nel 2017 siamo appunto diventati un movimento internazionale che fa attività di vario tipo, quindi non solo arte, non solo spettacolo, ma abbiamo anche programmi di radio, realizziamo manifestazioni, cortei di denuncia e eventi per dare l'informazione ai giovani e dire che purtroppo viviamo in una società ingiusta, denunciare tutte queste ingiustizie e appunto essere un po' l'antidoto a quel male, attraverso l'arte. Grazie. Senti, voi da molto poco siete stati anche giù in Sud America, avete fatto, non si dovrebbe dire, una tournée, perché lo spirito con il quale vi muovete è di un altro segno, insomma, diciamo. Però siete stati giù in Sud America, Davide tra l'altro mi sembra che sia ancora lì, e lì avete partecipato ad una grandissima serie di manifestazioni, di eventi. Io ho avuto modo un poco qui dall'Italia di seguirvi. Comunque è stata una cosa veramente molto intensa. E io vorrei toccare un poco i punti di questa vostra. Di questo vostro viaggio, perché secondo me sono stati veramente molto intensi. Il primo che ti vorrei chiedere, voi avete avuto modo di incontrare le madri della Plaza de Mayo. Che cosa ti ha lasciato questo incontro? E la stessa cosa dopo chiederò anche a Davide se era presente all'evento. Che cosa ti ha lasciato l'incontro con queste donne che dopo 40 anni ancora cercano i loro figli, quelli che sono chiamati i desaparecidos? Esatto, sì. Abbiamo avuto l'onore, sì, di essere lì vicino alle madri di Plaza de Mayo, a manifestare insieme a loro. In quella giornata c'erano circa 300.000 persone, c'erano tantissimi giovani a Buenos Aires, e appunto è stata la marcia per la memoria, la verità e la giustizia, così la chiamano. Essere lì vicino a delle madri e nonne di Plaza de Mayo che hanno visto appunto 40 anni fa scomparire i propri figli dal nulla, figli che avevano più o meno la nostra stessa età, quindi 17, 18, 20 anni, ecco, vedere quelle madri, il loro coraggio dopo 40 anni, continuare a gridare in quella piazza chiedendo verità e giustizia. Abbiamo avuto appunto l'onore anche di intervistare due di loro e le loro parole sono state: voi andate avanti, voi avete il diritto e il dovere di esprimere la vostra idea e nessuno mai potrà obbligarvi ad avere un'altra idea. Voi avete le vostre idee, come giusto che sia, e dovete esprimerle come hanno fatto i nostri figli, i nostri nipoti. Quindi questo messaggio che noi abbiamo visto, e noi vedevamo queste madri sfinite, però allo stesso tempo con una forza immensa, che ci hanno lasciato veramente un insegnamento molto grande per farci capire che non c'è mai un limite, che ogni volta, ogni giorno di più puoi dare qualcosa a questa lotta. E quindi il nostro riconoscimento più grande e
è quello di appunto continuare con il movimento e continuare a raccontare le storie dei loro figli. Abbiamo parlato nei nostri spettacoli della tematica appunto dei desaparecidos, parliamo, ricordiamo anche i loro stessi nomi, ricordiamo che sono stati circa 30.000 appunto e la dittatura che c'è stata in Argentina. In altri stati del Sud America è stata veramente terribile e purtroppo noi oggi ancora diciamo che anche se siamo in democrazia, anche se loro sono in democrazia, purtroppo ci sono ancora molti ragazzi che scompaiono per molte denunce che si continuano a fare in Sud America. Anche per esempio parliamo della tematica dei popoli originari, popoli come Mapuches e tanti altri che manifestano e chiedono giustizia per i loro familiari, a questi popoli vengono espropriate le proprie terre ingiustamente, e quindi diciamo che oggi purtroppo continuano ad esserci ingiustizie grandi come quelle che ci sono state in passato, ma nonostante questo i loro familiari continuano a manifestare e ad essere presenti, a darci l'esempio a noi giovani che purtroppo oggi continuiamo ad essere indifferenti e anche non ci interessa appunto informarci riguardo a queste tematiche, ma è molto importante farlo. Sì, guarda, intanto ti devo dire che apprezziamo molto questo sentimento di coinvolgimento nei problemi di chi apparentemente è lontano da noi, perché questo è il gioco di chi vuole comandare, di chi vuole sottomettere quello dividi e t'impera, e invece voi volete fare vostri anche problematiche di persone che sono distanti almeno dalla realtà italiana, sebbene anche noi non manchiamo di avere gravissimi problemi. So che del vostro gruppo, allora, Davide è ancora giù. Senti Davide, io ti volevo chiedere, voi avete anche incontrato, lo accennava poco fa Sonia, che uno dei temi è quello di difendere i diritti dei popoli nativi. Voi avete avuto modo di incontrare Maria Isabel Pude, madre del leader Mapuche Facundo. È giusto che anche i cittadini italiani sappiano di queste espropriazioni di questi popoli, in qualche modo sotto altra forma, anche qui da noi ci sono espropriazioni di persone, se pensiamo alla Sardegna, dove le basi militari americane in qualche modo per l'addestramento anche con l'uranio impoverito obbligano ad allontanarsi dai pascoli, da certi territori, molti pastori, ci sono tante forme di appropriazione indebita del territorio. Come viene vissuta lì questa situazione? Che cosa sta succedendo? Perché i Mapuche quest'ultimo anno si erano veramente ribellati alle espropriazioni che erano state messe in atto. Sì, Alviano, quello che a me ha colpito moltissimo di questa manifestazione, di tutti i personaggi che noi abbiamo potuto intervistare, tra i quali quelli che tu hai appena citato, quello che mi ha colpito di più è stato lo spirito di come affrontano queste problematiche, lo spirito di come gridano per rivendicare i propri diritti, perché al giorno d'oggi il popolo Mapuche continua a lottare per rivendicare i propri diritti e la repressione che riceve è tuttora forte. Il problema è che queste tematiche in Italia e in Europa non vengono trattate, vengono un po', se mi passi il termine, nascoste o occultate, perché sono verità scomode, perché sono tematiche che potrebbero, come dire, aprire un po' gli occhi alla gente, perché
il principale o uno dei principali detrattori dei territori Mapuche è il nostro caro Benetton. E quindi queste tematiche in Italia non possono essere trattate più di tanto per ovvie ragioni economiche del nostro paese. Però quello che a me ha assolutamente sorpreso in questa manifestazione e diciamo nelle altre cose a cui ho partecipato io in questo viaggio è come il popolo, non solo il popolo Mapuche, ma il popolo argentino in generale riesce a andare in piazza, a manifestare contro tutto il governo, contro tutta la società che ci controlla, anche se in questo caso è stato per un solo giorno. 300.000 persone in piazza, io una cosa del genere in Italia non l'ho mai vista. E come cittadino italiano mi sono sentito abbastanza piccolo, nel senso che noi, pur avendo problematiche simili, come dici tu, sia a livello territoriale, ma anche a livello di criminalità, corruzione di governo, il nostro popolo italiano non è mai, perlomeno negli ultimi 50 anni almeno, sceso in piazza in questo modo. E per me partecipare a questo evento e vedere con i miei occhi le reazioni di tutta quella gente è stato molto emozionante. Senti, voi siete nati in Italia come gruppo artistico e dopo vi siete espansi molto anche in Sud America, però siete nati qui. In Sud America, ricordo il vostro coordinatore Mattias Gufanti e devo dire per chi segue un po' con la vostra attività, bisogna dire che le cose che vengono fatte in Sud America sono veramente numerosissime come Our Voice, ma soprattutto anche siete accolti dalle informazioni in modo molto più rilevante di quanto non accada qui in Italia. Come mai? Non è così secondo te? No, è proprio così come dici tu. La ragione particolare non te la so spiegare, perché non mi rendo conto nemmeno io nei fatti. Quello che io ti posso dire è che qui, in Uruguay e in Argentina, siamo stati accolti nei principali canali televisivi, Canal 10 qui in Uruguay e Canal 24 in Argentina, che è un canale che non va in onda solo nella nazione argentina, ma anche in tutto il Sud e Centro America, se non mi sbaglio anche negli USA. Però questo discorso posso allargartelo anche alle scuole, ai licei, nel senso che qui noi, io per me questo è il secondo viaggio che faccio in Sud America, e ora io diciamo che ho trasferito la mia attività fissa in Our Voice qui in Uruguay. Posso dirti che in tutti i licei che abbiamo visitato, da Salta fino a qui a Montevideo, siamo sempre stati accolti bene, siamo sempre stati ascoltati, abbiamo sempre, diciamo, mosso qualcosa nel cuore e nel cervello dei giovani che ci ascoltavano, perché qui i ragazzi sono più, credo, predisposti a non so come dirtelo precisamente, a un, diciamo, a ribellarsi, a risvegliare il nostro io, quello che abbiamo da rivendicare all'interno della società. Mentre in Italia i giovani, io che sono stato, grazie al cielo, dall'inizio in Our Voice, sono stato in molte zone d'Italia, al nord, alla Sardegna, al centro, i ragazzi sono un po' più immersi nel consumismo della società, ecco. La E materialità. credo che questa voglia che ha il movimento Our Voice di denunciare tutto ciò che c'è da denunciare in Italia non sia così tanto ben vista o sia abbastanza ignorata. Ecco, sì, quello che capisco io da quello che mi dici, c'è una maggiore capacità di contattare la propria anima, il proprio io profondo,
da parte di questi popoli che in qualche modo, pur soffrendo grandi mancanze dal punto di vista dell'abbondanza delle cose che possiamo trovare qua noi, o forse proprio in ragione di quello, sono meno ottenebrati, diciamo, dalla materialità, dai doni, diciamo così, esteriori che si trovano forse nella nostra società e che veramente non solo ci distraggono, io ho paura che un poco ci addormentano profondamente. Esattamente così. Sì, sentite, voi avete presentato, io so che ha avuto un notevole successo, un'opera teatrale che avete chiamato Sueño Blanco, che avete presentato lì appunto in Argentina e che ha avuto un grande successo di pubblico, anche di pubblico giovane. Io volevo chiederti, Sonia, uno, come nasce un'opera che è complessa e quali temi avete voluto, veramente siete riusciti a toccare con quest'opera? Sì, Sueño Blanco è stato uno spettacolo realizzato appunto da noi ragazzi, artisti appunto autodidatti in tutto ciò che realizziamo, uno spettacolo di canto, ballo, recitazione. È la storia di un padre e di una figlia, quindi due generazioni, un padre ex militare della dittatura argentina oppure della dittatura uruguaiana, perché poi lo abbiamo adattato per il tour in Uruguay, un padre quindi ex militare durante gli anni della dittatura, che ha visto le torture, i sequestri, le ingiustizie più gravi, appunto, come prima parlavamo, fatte ai desaparecidos durante la dittatura. Questo padre si trova davanti a una situazione in casa con sua figlia. Sua figlia gli chiede come mai non le abbia mai raccontato del suo passato, cioè gli chiede quindi di raccontargli appunto qual è stata la sua storia, cosa ha vissuto durante quegli anni difficili, e diciamo che il padre comincia a raccontargli tutta la sua storia, collegandola anche alle ingiustizie che succedono, che esistono purtroppo ancora oggi nel pianeta e in Argentina, in Uruguay. Quindi abbiamo varie scene anche comiche dove presentiamo la tematica della corruzione, la corruzione politica, la corruzione ai mezzi di comunicazione, presentiamo la tematica appunto dei popoli originari, la difesa ai popoli originari e a qualsiasi forma di vita, agli animali, contro l'inquinamento. Presentiamo anche la tematica del patriarcato, quindi contro la violenza sulle donne, oggi una tematica molto affrontata da tanti giovani in tutto il mondo e soprattutto l'abbiamo visto anche molto in Sud America. Abbiamo affrontato tutte queste tematiche anche nominando e facendo vedere le voci di quelle che sono le madri appunto di Plaza de Mayo, come dicevo prima, che abbiamo avuto anche l'onore di intervistarle, specialmente due madri che si chiamano Nora Cortiñas e Elia Spen. Quindi abbiamo fatto vedere, diciamo, il video vero di queste madri che denunciano queste situazioni, e in tutte queste tematiche che abbiamo collegato in questa storia che vengono narrate appunto da questo padre che si chiama Jorge, sua figlia si rende conto del personaggio che è il padre, appunto, molto importante, ha vissuto negli anni della dittatura, ma nonostante ciò ha avuto collegamenti molto importanti con politici internazionali, politici dell'Argentina, con servizi segreti, con massoni e uomini anche di chiesa, e avendo questi contatti
lui ha potuto appunto sapere molti segreti di Stato che si nascondevano dietro appunto l'Argentina e l'Uruguay. Raccontando questa storia, appunto, la figlia si rende conto del personaggio che ricopre suo padre e si ribella a lui, quindi appunto si ribella alla sua storia, cosa che è successa anche veramente nella storia argentina. Ci sono stati tanti ex militari e le proprie figlie di questi ex militari, che anche noi appunto abbiamo avuto l'onore di conoscere, si sono ribellate ai genitori portando avanti una lotta di denuncia ai delitti che commettevano i genitori, appunto i loro padri. E quindi è stata un po' la storia di questo padre e questa figlia, due generazioni a confronto, e la storia conclude che nel momento in cui il padre si rende conto che la figlia lo affronta, diciamo, nello spettacolo si vede un colpo di scena che appunto mostra che è stato tutto un sogno che si è immaginato questo padre, che si chiama Jorge. Cosa sarebbe successo se lui gli avesse raccontato tutta la verità alla figlia? In realtà alla domanda non risponde il padre, dicendo che di quella storia purtroppo non se ne ha più memoria, quindi è meglio non ricordarsi quella storia e niente, e conclude, diciamo, lo spettacolo in quella maniera, mostrando anche proprio la negazione da parte del padre nel raccontare la storia del paese argentino, del paese dell'Uruguay. E quindi, diciamo, in questa storia ci sono molti personaggi che appunto sono parte di questo sogno di Jorge. Un sueño blanco significa sogno ad occhi aperti. E questo spettacolo lo abbiamo portato in giro in vari teatri dell'Argentina e dell'Uruguay. Siamo stati a Buenos Aires nella ex ESMA per la seconda volta, in uno dei centri di detenzione più grandi che ci sono stati nella dittatura appunto argentina, oggi centro culturale dove appunto si fanno delle attività a favore della vita, dell'arte, della cultura. Siamo stati appunto nella ex ESMA, dove hanno torturato i desaparecidos e sequestrato e rinchiuso. Poi siamo stati anche a Calle Corrientes, che è una via molto importante di Buenos Aires, dove sono anche andati attori internazionali, precisamente nell'auditorio Losada, sempre a Buenos Aires. Poi ci siamo mossi, siamo stati in Uruguay, a Montevideo, ad Artigas e anche a Fray Ventos, rispettivamente, in queste tre città, dove abbiamo portato avanti altri eventi in alcune scuole, licei del luogo, e dove abbiamo visto, come diceva anche Davide, una risposta molto forte da parte degli studenti. Per fortuna abbiamo riempito i teatri e niente, abbiamo avuto una risposta molto grande che neanche noi ci aspettavamo. Alla fine di questi spettacoli abbiamo anche fatto un dibattito con il pubblico, perché ci interessavano appunto le opinioni del pubblico, e abbiamo visto che i giovani erano totalmente d'accordo con noi e con la nostra lotta. Quindi diciamo che è stato un impegno forte, uno spettacolo realizzato in poche settimane da membri di Our Voice di tutto il Sud America e noi dall'Italia. Siete veramente molto bravi a costruire queste scenografie e queste narrazioni, che poi è interessante capire che sono ispirate a delle storie vere. Sentite, voi siete anche tra questi temi, tra l'altro avete anche intervistato, se mi ricordo bene, la figlia di Berta Cáceres, che è una attivista a favore dell'ambiente honduregna, uccisa nel 2016, e voi fate uno dei temi che affrontate è quello dell'ambiente. Ora,
Qui in Italia c'è stata Greta Thunberg, questa attivista svedese che ha smosso un poco le coscienze mondiali, diciamo, sul problema del clima. Però io vi voglio chiedere una cosa, la vostra opinione. Io sento, qui si sente, ci sono molte voci che dicono: ma questa Greta Thunberg come fa ad avere accesso così facilmente all'ONU, agli incontri di Davos in Svizzera, incontrare il Papa, eccetera? E c'è una sorta di diciamo, non saprei bene che termine usare, comunque si frena molto in qualche modo sull'azione di questa giovane ragazza. Io vorrei farvi questa domanda. Quello che io sento è che veramente il pianeta ha bisogno di una grande scossa, ma rispetto a io vorrei capire cosa sentite voi e che effetto vi fanno queste osservazioni da parte di un certo mondo nei riguardi di questa ragazza. Intanto lo chiederei a te, Davide. Che non mi sorprendono, ti rispondo io, perché quando alcune verità o alcune manifestazioni di certo tipo vengono a galla, come quelle scaturite da Greta Thunberg, è ovvio che un determinato ceto sociale o politico non può accettare, non può stare a guardare. Perché? Perché va contro quelli che sono i loro interessi. Se per non parlare, diciamo, in maniera diretta, te la dico così. Sì. Diciamo che in qualche modo stanno sorgendo anche diversi gruppi in altre parti del mondo su questo tema. Voi avete dei contatti con altri giovani, con altri gruppi che fanno attività nel vostro senso, sia ambientale che non? Sì, assolutamente. Noi siamo in stretto contatto con tanti ragazzi del movimento Fridays for Future, appunto di Greta Thunberg. Siamo in contatto in varie regioni d'Italia. Ogni nostro gruppo è in contatto con loro e anche dell'Argentina e dell'Uruguay. Io credo che Greta stia facendo una lotta forte, appunto contro l'inquinamento e a favore della vita. Perché lei è stata capace, appunto, una ragazzina di 16 anni, quasi mia coetanea, è stata capace di smuovere le coscienze di tanti ragazzi in tutto il mondo e farli, appunto, iniziare a credere in qualcosa, a credere in un ideale. Quindi, noi abbiamo partecipato all'ultima manifestazione, alla quale lei. Nella quale lei è stata presente a Roma, c'eravamo anche noi, l'abbiamo vista di persona, l'abbiamo ascoltata e abbiamo ascoltato anche il grido di tanti ragazzi che chiedono, continuano a chiedere giustizia. Molti di loro, abbiamo visto che hanno portato avanti anche una denuncia contro la criminalità organizzata, parlando appunto di varie tematiche, non solo di inquinamento. Quindi, stando in questa manifestazione, abbiamo avuto anche l'opportunità di vederla, di lasciarle un saluto, e un nostro obiettivo è quello di incontrare anche Greta, magari in separata sede, per poter vedere cosa fare, se riusciamo a collaborare con lei e col suo lavoro. Noi crediamo che quello che vogliamo dire a tanti ragazzi che fanno parte anche di questo movimento, o ai ragazzi in generale,
è che la lotta non si fermi solo a scendere in piazza una volta al mese o a portare avanti questa iniziativa stupenda che fanno appunto ogni venerdì, ma che sia una lotta quotidiana, che sia una lotta che inizi da noi, che inizi dalle nostre abitudini, che inizi col denunciare ogni tipo di violenza, di sopruso, ma ogni tipo di droga e di mezzo che ci porta alla distruzione. Quindi noi crediamo che se davvero vogliamo unirci a Greta, vogliamo unirci a quei leader mondiali giovani che stanno portando avanti una lotta, lo dobbiamo fare però iniziando nel guardare noi stessi, le nostre azioni e dicendo davvero siamo disposti a dare tutto, anche la stessa vita se necessario per questa lotta. Quindi non essere ipocriti e scendere in piazza per gridare e il giorno dopo continuare a non interessarci a queste tematiche, continuare con le nostre stesse vite, continuare a drogarci e a, diciamo, a isolarci, perché questo è un po' quello che vuole il sistema, ci vuole isolare e ci vuole tenere a bada, ha paura di noi ragazzi, ha paura della rivoluzione che possiamo portare avanti insieme e della ribellione che noi vogliamo portare avanti contro appunto il sistema criminale che purtroppo ancora esiste. Quindi il nostro messaggio è che sì, vogliamo andare contro l'inquinamento, a favore della vita, ma contro ogni tipo di ingiustizia che secondo noi è collegata all'altra e appunto denunciare direttamente il sistema per tutto quello che sta permettendo. Quindi siamo vicini a Greta, siamo vicini a questo movimento, come dicevi tu prima, Alviano, abbiamo avuto anche appunto l'onore di conoscere sia la figlia di Berta Caceres, che si chiama appunto Berta Zúñiga Caceres, che porta avanti una lotta importante anche a nome di sua madre, attivista appunto honduregna, uccisa appunto in Honduras per la lotta che portava avanti contro l'inquinamento. E abbiamo conosciuto anche in quest'ultimo tour in Sud America il figlio di Berta Caceres, che si chiama Salvador Caceres, un ragazzo che da Buenos Aires anche continua questa lotta. Abbiamo conosciuto, volevo ricordarlo, anche il fratello di Santiago Maldonado, che si chiama Sergio Maldonado. Ricordo Santiago Maldonado è stato un ragazzo prima scomparso e poi ucciso appunto dopo una manifestazione alla quale lui aveva partecipato per appunto i diritti dei popoli originari nell'Argentina, manifestazione credo noi abbiamo partecipato a Bariloche ad una di queste manifestazioni molto importanti che ricordano anche Santiago Maldonado. Quindi diciamo con tutte queste storie, questi esempi di vita che abbiamo conosciuto, noi vogliamo portare avanti questa lotta e essere vicini anche a giovani come Greta che vogliono davvero fare qualcosa e dire a tutti i ragazzi che non dobbiamo seguire solo un idolo, ma dobbiamo seguire la causa tutti insieme quotidianamente. Guarda Sonia, grazie molte di queste parole. Io vi pongo un ultimo quesito, ma diciamo un'ultima riflessione su un dato che ho avuto modo di constatare solo qualche giorno fa. C'era una denuncia molto forte che sono a migliaia, letteralmente a migliaia, i giovani che rifiutano di uscire dalla loro stanza, da quella cameretta dove passano il tempo quasi praticamente 24 ore su 24 in internet, completamente avulsi. Che cos'è che li spinge lì dentro? Voi senz'altro, stando con i giovani, avrete anche il sentore di questo profondissimo malessere. Che i giovani sono un po' una carta assorbente e come assorbono il bene, assorbono anche ciò che è negativo, ciò che è. Come vivete questa cosa e che cosa, beh, io intuisco che cosa potete offrire voi in cambio.
Intanto ti rispondo io. No, vai, Sì, Sonia. vai pure Davide. Vai, va. No, io volevo solo dire che è ovvio, lo dico a costo di sembrare ripetitivo, è ovvio che questo sistema e questa società, a questo sistema e a questa società conviene che i giovani siano così, che i giovani siano facilmente controllabili, che i giovani siano rinchiusi in se stessi o nelle cose, come dicevi tu, Alviano, negative di questa società, che può essere il vivere, tra virgolette, nel mondo virtuale di internet, o drogarsi, o qualunque cosa di questo genere. Quello che noi come Our Voice cerchiamo di dare è un'alternativa, che non è solamente l'arte, ma soprattutto l'arte è una delle tante forme che si possono, delle tante strade che si possono percorrere per arrivare a che cosa? Al rivendicare i propri diritti, al denunciare ciò che a noi giovani non ci sta bene, perché noi siamo il futuro. E quindi niente, io volevo esprimere questo. Certo. Beh, Sonia, ci sono ragazzi che erano in queste condizioni di difficoltà e che in qualche modo si sono avvicinati a voi per caso? Ce ne sono? Sì, diciamo che noi vediamo i ragazzi di oggi, i nostri coetanei, i nostri anche amici o conoscenti, che purtroppo ce ne sono tanti che restano rinchiusi in casa, e proprio sono depressi, sono chiusi, appunto, come dicevi tu, con i social network, con internet, con tutto questo, e non trovano una speranza. Ne abbiamo conosciuti alcuni, sì, diciamo che molti ragazzi che fanno parte del nostro movimento si sentivano senza una causa, senza un ideale, e vedendo noi, vedendo la nostra attività, si sono riusciti ad unirsi a noi e a lasciare le loro vite, che erano vite appunto senza speranza. È molto triste vedere tutto questo ai giorni di oggi, e purtroppo ce ne sono tanti ragazzi in queste condizioni, però noi crediamo che appunto sono le condizioni che anche un po' il sistema e la società stessa ha voluto creare, perché i giovani non, appunto, non trovano un'alternativa, vedono che il mondo è sempre peggio, vedono continuamente violenza, stragi, vedono ingiustizie ovunque, e appunto non trovano un'altra soluzione, un'altra speranza fuori da tutto questo. Quindi ne abbiamo conosciuti tanti che invece, vedendo che ci sono altri giovani che credono ancora in qualcosa, che creano queste iniziative, che danno valore alla vita, vedendo tutto questo, anche loro, anche molti di loro, si sono uniti a noi, e questo è un po' quello che vogliamo cercare di fare noi, che altri giovani si possono unire a noi, ma più che a noi, come Our Voice, che si possono unire alla nostra lotta e a quella di tutti i giovani, e non solo giovani che appunto credono ancora in qualcosa, che attraverso il proprio lavoro, che attraverso le proprie vite, le proprie passioni di qualsiasi tipo lasciano un messaggio e lottano ancora a favore dei nostri diritti. Quindi ci sono ancora quei ragazzi, ci sono quei giovani che vogliono manifestare, perché ne abbiamo visti tanti, ne continuiamo a vedere sempre di più, e tutto questo può darci solo gioia, solo speranza e solo, diciamo, una risposta nel fatto che appunto una rivoluzione culturale si può davvero portare avanti, basta solo iniziare. Ognuno di noi, attraverso le nostre abitudini, le nostre vite, dobbiamo iniziare a dare l'esempio all'altro, e poi vedremo che tanti si uniranno a noi. Guardate ragazzi, noi siamo giunti a conclusione del tempo a noi riservato. Io spero di aver fatto una cosa gradita a quanti hanno potuto ascoltarci nell'udire le vostre voci, le vostre proposte, il vostro messaggio, e come persona di un'altra età,
vorrei che tanti che ci hanno ascoltato, che hanno la mia età, si possano mettere dietro di voi, ma non per farvi usarvi da scudo, ma per potervi sollevare in qualche modo in questa onda di decisione, di verità, di ricerca di purezza, di riscoperta dell'anima, dello spirito, che voi veramente siete in grado di risvegliare. Vi ringrazio molto della vostra partecipazione, un grazie di cuore. Grazie mille, grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, salutiamo allora Sonia Bongiovanni, Davide Bonfigli, e speriamo di aver fatto cosa gradita, senz'altro per molti, e io ripasso la linea a Massimo Bonella. A te Massimo, e un buonasera a tutti. Bene, riprendiamo da Venezia, stacchiamo dunque il collegamento con Radio Science, con la trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, un saluto da Albiano Appi, e noi riprendiamo con un aggiornamento delle notizie. Dunque, intorno alle 18 ci spostiamo a Lourdes, le teste di cuoio francesi sono entrate in azione per liberare tre persone tenute in ostaggio da ore. Il sequestratore, un ex militare, siamo come età intorno ai 50 anni, è stato arrestato e gli ostaggi sono stati liberati. Si tratta della ex moglie rimasta ferita, la figlia e l'attuale compagno della donna. Il blitz è avvenuto mentre erano in corso negoziati con la polizia. Ed ora voglio arrivare ad una notizia che mi è stata segnalata mentre andava in onda la trasmissione Pianeta Oggi 20 nel mondo, segnalata dall'editore di Radio Science, colui che ha la regia centrale, che ovviamente comunica anche con me qui a Venezia. Praticamente è una notizia che viene riportata dal Fatto Quotidiano, molto interessante. Si parla della Patagonia, e dunque vedo qua nel post, come poter dire, nell'articolo, insomma, Patagonia, la lotta dei Mapuche contro i Benetton. Quindi praticamente si dice troppo occupati ad interessarsi di Virginia Raggi ai media italiani, ed è tutto sfuggita la notizia delle violenze subite in gennaio in Patagonia dalla comunità dei Mapuche. Ma chi sono i Mapuche? Praticamente è un termine composto dalle parole che popolo e Mapu della terra. Sono una popolazione indigena che attualmente vive divisa fra Cile e Argentina. La loro storia è simile a quella di tante altre popolazioni native. Se ne stavano tranquilli nelle loro terre finché non sono arrivati gli occidentali, nella specie degli spagnoli, a massacrarli, a privarli delle loro terre, e di recente a costruire dighe, autostrade e realizzare piantagioni invasive della serie. Non esiste una faccia buona del capitalismo. La storia si ripete sempre uguale dappertutto nel mondo. Quello che noi chiamiamo progresso per i nativi è solo distruzione e morte. Nel 91, in una porzione delle terre patagoniche argentine abitate dai Mapuche, il capitalismo è arrivato sotto la forma della famiglia Benetton, che ha acquistato per 50 milioni di dollari 900.000 ettari di terre dalla compagnia Tierras del Sur argentino, principale proprietaria di terre della Patagonia argentina. Un tempo il colonialismo operava con le armi, oggi molto più semplicemente bastano i soldi. E quindi l'articolo poi prosegue: acquisite le terre, la Benetton ha proceduto allo sfollamento dei Mapuche, incompatibili con il progetto economico della famiglia italiana. Ed è così che oggi nelle terre di Benetton vengono allevati 260.000 capi di bestiame tra pecore e montoni, che producono circa 1.300.000 kg di lana all'anno, i quali sono interamente esportati in Europa. Nello stesso terreno sono allevati 16.000 bovini destinati al macello. Piuttosto che adorare questi animalini, l'uomo, che è più evoluto, pensa lui, degli animali, no, li manda al macello. Dovrebbero invertirsi le parti forse, ma andiamo avanti con l'articolo. I Mapuche sono una popolazione tutt'altro che arrendevole. E poi nell'articolo c'è una parentesi, dice: vorrei vedere noi al loro posto cosa faremmo.
Ed è così che iniziano una lotta incruenta contro gli italiani, lotta che si è acuita negli ultimi anni ed è sfociata nella rioccupazione da parte delle terre loro sottratte. Ed è così che nella notte fra il 10 e l'11 gennaio scorso interviene la polizia argentina a seguito delle denunce dei Benetton e di resistenti Mapuche. Raccontano, vengono picchiati, ammanettati e trascinati per i capelli, le loro case distrutte, i loro animali rubati o uccisi. Amnesty International Argentina ed altre ONG hanno denunciato con forza l'ennesima violazione dei diritti umani. Avete capito? Mi fermo qui, poi l'articolo prosegue, basta che voi entrate sul Fatto Quotidiano e andate a vedere, insomma, il tutto e quindi poi potete approfondire tranquillamente. Stavo guardando ancora una cosa. Sì, ecco, questo in poche parole. E questa è praticamente quello che è stato fatto, l'imprenditoria di questi italiani. Poi mi viene in mente il ponte di Genova, mi viene in mente queste autostrade che vengono a costare sempre più a caro prezzo. Cioè, tutto questo mettendo assieme viene fuori una figura che fa davvero pensare. Sono le 20.04, vediamo se abbiamo qualche news ultimissima dell'ultimo momento, soprattutto per quanto riguarda il maltempo, perché ci sono dei forti temporali in corso, soprattutto in centro Italia. No, al momento non ci sono, dopo quella notizia che vi ho dato prima, non vedo altre novità in merito o comunque in altre zone d'Italia. Allora chiuderei qui, 20.05, un saluto alla regia centrale Rosario Moreno, grazie a lui appunto è andato in onda il programma, incluso quello di approfondimento, ovviamente non solo le notizie qui da Venezia. Grazie per averci seguito, buon proseguimento con i programmi di Radio Science TV, a presto. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo su Radio Science.